Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme. Guardate quanto pubblico affamato nel nostro bistrò. E affamata spero che sia anche la mia giuria. Fiammetta Padda, giornalista enogastronomica. Riccardo Rossi, attore. Oggi te lo vedo un po' serio anche. Ti senti gastronomo. Sì, oggi è vestita Marina Retta, Chiara Masi. Marina Retta. Food blogger, due concorrenti, hanno fatto poca strada, entrambi da Roma, Massimo, ciao Massimo, Massimo. E Alessia, Alessia la bacio. Allora. Simone, ti interrompo subito perché adesso tu che fai sempre un po' lo sbrasone con la Toscana, terra mia, terra mia, terra mia, oggi abbiamo due romani alle table, quindi ovviamente si crea, vedi, un triangolo così e uno così, cioè voi tre che non c'entrate niente con noi tre. Quindi sì, ecco la puntata. Io spero che le prove richieste riguardino il territorio, caro Simone. Vabbè, piano piano lo conoscerete meglio. Prima dobbiamo conoscere voi, come cucinate, e prima di darvi dei punti con delle sfide un po' più importanti, c'è una sfida un po' per rompere il ghiaccio. È di manualità. Quello super giù è il risultato, un bel saltino che gira la frittata in padella. Potrebbe essere semplice, potrebbe davanti al nostro pubblico diventare un po' più difficile. Fatecelo vedere, 3 minuti di tempo per girare una frittata in cottura. Via! Ah, la prova è di salto. Quindi noi dobbiamo guardare. Allora, la prova è girare la frittata e si può fare in tanti modi, però il modo migliore, senza toccarla, senza rigirarla su coperchi, cose strane, è un bel salto netto, come fai tu. Io ti devo dire che ho comprato i coperchi di tutte le padelle che ho proprio per ovviare a questo problema, così ogni volta che la gira o squilla il telefono e quindi ti cola tutto l'uovo da una parte, capito? Oppure lo fai bene così, dico che bello, te lo dimentichi e ti bruci col fuoco sotto qua. Comunque insomma. Ma non è più, cioè è più elegante se fai il saltino. È molto elegante, ma pensa, Fiammetta lo sa fare solo con frittatine piccole così, se no pesa troppo la padella. No, io faccio solo crepe, come tu solo sai. Solo crepe, ma no. Certo. Allora vi farò vedere scusa. O forse omelette. Bene, qua, vi posto anche questo, così li seguite bene bene, passo passo. E vedete chi, diciamo, ha più. Oggi vi porto le padelle direttamente. Ah, va bene, okay. Okay. Così non lo toccano, non la sistemano, tutti in padella. Ok. Alessia è concentratissima, serissima. È la prova un po' ardua, eh? Senti, ci dai invece una dritta per fare la frittata più veloce, quella famosa del suicidio. Cioè quella stasera mi ammazzo, ma prima mi faccio una frittata da solo. Qual è? Se romano, lì? Parlavi di romani. Fate la cacio e pepe. Cacio e pepe, certo, certo. Cioè io so benissimo di cosa parla, ma mi fa piacere farglielo dire ad Simone. Pecorino. Sì. Grattugiato. Bella abbondante di pepe. Pochissimo sale. Uova. Se vuoi un goccetto di latte. No, ma parlavo della tecnica, quindi padella rovente, un goccio d'olio. Sì. Ci vuole? Dai. Frittata. Prima fiamma alta, poi l'abbassi. Ecco, una padella che abbia un bel po' di fondo, così tiene. Quindi un 5 mm? Anche un 3 basta. Si intende. Ti piace non 5? Gli orli? Esatto. Ecco, non basta non far fatica il fumo dalle parti. Vabbè, torno qua, perché ora. Allora, Alessia l'ha già messa e la guarda con aria stranita. Su questa prova, che in teoria serve a rompere un po' il ghiaccio anche, io devo stare abbastanza muto, non posso aiutarvi più di tanto. È Massimo, prova. Le frittatine ne ha fatte parecchie. Sì. Ma vai, nella Massimo vita. C'è quasi. Oh, però. Aspetta, pure. Vai. Tipo stadio. Voglio il pubblico che mi fa la ola. Dai, dai. Pubblico. Oh. Bravo, bravo. Lasciala così, balla lì. Molto carle. Oh. Avanti. Allora, però lo fanno loro perché qua c'è il giudizio. Massimo e Alessia,
Beh, sono carine tutte e due. Sì, però dobbiamo... Qui c'è la marmellata dentro. Allora, valutiamo anche una cosa. Io ho parlato di salti, non salti, però valutiamo anche la fattura. Se si rompe, se non si rompe. Questa. Sì, lei. Mi dispiace. Alessia vince la prima prova. Manualità se la giudica doppiamente. Allora, adesso io non vorrei essere nei tuoi panni su questa scelta. Pasta alla puttanesca o amatriciana? Per favore, non sbagliare! Non lo so. Vabbè, amatriciana. Non so se è un confessato. È la matriciana, l'ingrediente base della prova di abilità. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Simone, sei pronto? Sì, prima devo dire una cosa a loro due. Prego. Voi dovete fare la vostra versione. Per fare questo avete 30 secondi di tempo per entrare in dispensa e prendere tutto quello che vi serve. Concentrati. Via! Forza! Dottor Riccardo Rossi. Allora, si metta qua. Grazie. Posizione. Le dosi. Le dosi per quattro. Per la matriciana classica. Dosi per quattro. Dunque, stiamo parlando di 1 chilogrammo di mezze maniche. Quindi 2,5 per uno, giusto? Così non avanza e stiamo tranquilli. Poi, pelati quanti secondo te? E tu la così, vabbè, due barattoloni belli di pelati, quelli degli amici, quindi fatti bene a mestiere, non si comprano, oppure se, quelli che si comprano da Italy molto buoni. Poi, guanciale amatriciano. Stop al tempo per loro. Guanciale amatriciano, sale pochissimo, pepe da in grani, si dice così, acqua rovente. Sì, e pecorino romano. Loro hanno fatto la spesa mentre andavo. Andiamo a vedere. Pecorino romano dopo. Alessia mi esce con un bucatino. La cipolla. No. La sua versione. No. Vabbè. Mamma mia. Vabbè. Melanzana, mi sento male. Simone, aiutami. Ho visto 10 minuti di tempo. L'acqua già bolle. Pronti? Via. Dai. Allora, perché avevo paura? Perché parliamo di matriciana da ormai gli albori, qualche fiamme. Bene, e non l'abbiamo quasi mai fatta. Oggi ti tocca e potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Qua la personalizziamo con... Con... Guarda, non respira. Della cipolla rossa. Ma io, anch'io sono ortodossa, quindi c'è il trucchetto in realtà. Ah. A me piace il sapore della cipolla, quindi la metterò accanto fritta. Sì. Però non nel sugo. Ah, brava. Già una cosa, si può scalzarla. Quindi per friggere ci vuole l'olio. Sì. E l'olio deve essere ben caldo. Sì. Ho capito. Ecco. Lo mettiamo lì. A buon intenditore. Invece di qua? Di qua. E qua non abbiamo paura di te, per sicuramente. Certo. Anche per come che fa bungee. Fai bungee jumping, vero? Ho fatto una volta. Si lancia in una matriciana con patate bollite, San Marzano, freschi, melanzana. Allora io sto scherzando, perché io voglio le varianti della matriciana, anche certo, perché dopo Riccardo c'era la ricetta originale che alla va fine bene, è anche semplice, sì, fatta buona, e noi diamo a casa delle varianti. È giusto. E io sono curioso. Come la fai? Guarda, è la classica matriciana con l'aggiunta di pane italiano sopra. Come lo fai? Friggio, tosto? Croccate, sì, ok. Fritto. Con l'aggiunta tu di tu lavora melanzane mentre parli però, sì, perché i 10 minuti passano velocemente. Ah, e ti interrompo di nuovo. La pasta in quanto tempo cuoce? Questo è uno gnocco più che altro. Ah, tu devi fare lo gnocco? No, fai lo gnocco. Ah, no, fallo. Chi è? Partiamo no, bene. No, fai lo gnocco. Allora, dovresti premere il sì, pulsante. Ti lascio lo spazio che ti do. Manco suona, già te l'ha detto. Fai lo gnocco. Ok. Allora, dimmi come lo vuoi. Patate, farina, patate, uovo? Farina, no, senza, senza uovo. Anche perché non l'ha preso, quindi. Ok. Ci mettiamo un po' di formaggio dentro? Sì. Però, sei tu lì lo chef e io faccio il comì oggi, eh? Allora, intanto prendo una bacinella. Tu, allora, io faccio lo gnocco, però voglio capire bene la ricetta per loro. Qua suda il guanciale. Il guanciale. Ok, con un filo d'olio, senza sì, niente. Esatto. Qua friggi la melanzana. Che verranno fritte. E ci andrà dentro il pomodoro sia fresco che? All'ultimo, viene aggiunto. Ok. Poi viene aggiunta la mollica croccante sopra col pecorino. Ce la fai? Ci provo. No, perché io ti faccio anche lo gnocco, però... Ce l'hai di preparazione? Stai facendo la pasta? No, sto facendo un guscio con la pasta di semola perché siccome sono anche di origini sarde, faccio un'impanada
di Amatriciana. Ma il bucatino lì? L'ho messo. Ah, ok, no, scusa, vabbè. Scusa, senti Simone, invece voglio dirti una cosa, adesso direi che Fiammetta ci dirà senz'altro, mamma mia, questi due. Tu devi sapere che nelle mie, diciamo, chiamiamole così, scene di seduzione, lo dico anche a te Fiammetta, io non faccio mai il risottino un po', hai capito, un po' loffio. Io vado sempre molto violento subito con la matriciana, perché io faccio questo così test. Così capiscono com'è il dopo. Bravissima, nel senso che se tu accetti la matriciana violenta, è chiaro che hai capito il gioco. Se invece vedi che, però io qui, però là, tu mangi la matriciana e dici, sono stanco di salute, e la mangi via. Hai capito? Non è sbagliato, secondo te, no? No. No. Giusto? Può essere. Cioè, può non essere. Si può stare sempre col tonno e cappero, giusto? Tonno e cappero? Un'alternativa, capito? No, dovevi vedere la faccia di Chiara mentre stai parlando con Fiammetta, che mi guardava e mi chiedeva aiuto. Esatto. Scusa, ma violenta quanto questa amatriciana? Cioè, voglio dire, la mangia così, sapori con forti, le mani? No, vabbè, no, no. Adesso sappiamo la tua di scena. Sì. Romantica, seduttiva. Ma adesso voglio sapere quella di Fiammetta. Quella di Fiammetta? No, io ho sempre detto che la cena romantica non si prepara niente, si fa pollo freddo che si trova già pronto, perfetto, eventualmente in gelatina. Ecco, devi solo tagliarlo e avere lo champagne freddo. Finito. Ed è sempre il pollo freddo. Non hai bisogno di... Io adoro pollo freddo e champagne, sì. Me l'ero dimenticato, scusami, è stupendo. Diciamo che sia una poulard de Bresse. Oh, una poulard de Bresse e basta! Già se la chiami in francese fa più chic, capito? E la tua scenetta romantica, esatto. Che cos'è? Non è vero. No. Chiara Maci si è veramente esposta. Parla. No, anch'io però sono per i gusti forti, come Riccardo. Cioè, io non faccio la scenetta romantica. Tu fai la lasagna. No, la lasagna no, neanche il tortellino. No, non Emiliano. No, sono più per il sud. Allora, adesso lo dichiaro a tutti. Sì. La coppia adesso è ufficializzata. Sì. Cioè, la matriciana battezzata. Sì. Esatto. Fate un applauso. Senti, alla nostra... A poche fiamme si imparano le ricette. E invece la tua, qual è la cenetta seduttiva tua? Quello che ho in casa. Un attimo, perché lo gnocco è pronto. E guarda caso. Dimmi se lo vuoi più sodo, se vuoi più farina. No, te lo devo tagliare? Pure. Anche. Certo. Vabbè. Non so perché, ma non riesco a dirgli di no. Certo. Allora, dici un po' quali sono i tuoi hobbies. Hobbies, palestra. Ah, palestra. Palestra. Si vede. Poi, diciamo, mi piacerebbe giocare ai giochi estremi. Che detta così? Tipo, paracadute, immersioni. Okay. Ma ti piacerebbe che lo hai fatto? No, ho fatto una volta il lancio al jumping. Mm. Era bassino, comunque, non era tanto alto. Schizzioso. Poi dal saltare da piani alti alla passione per l'orto. Sì, infatti un po' contrastante. Ecco, infatti è un pezzettino d'orto, okay. E questa qui è stata un'invenzione con l'orto proprio. Ah, ok, quindi è una cosa che tu fai, sì, normalmente. Sì. Vale, ora arrivo, eh. Ale, arrivo. Sì. Quanto li vuoi grandi? Più piccoli. Sì, ora li taglio, ma dimmi, fammi vedere uno e io te li faccio. Così? Okay, va benissimo. Facciamo ancora più fini. Brava. Quindi, guarda che bello, lei che con le mani, questo pelato. Facendo un papocchio. Vabbè. Allora, io te l'ho fatto un filoncino, gli altri poi te li tagli da solo. Allora, l'abbiamo capito. Io non faccio niente, aspettare. È bello, io perché lo i miei concorrenti... Che è? Mi fai una cialdina di pecorino? Allora, fatto un... Una cialdina di pecorino? Sì. Quanto emoziona la matriciana. Niente. Riccardo, come... sì. Riccardo, visto che mancano 3 minuti, sì, soltanto, sì, ti chiederei un favore oggi. Dimmi. Potresti andare là in mezzo ai salami, sì, che ti ci trovi anche a tuo agio fra pane e salame. Sì. Ok? Sì. Guardi bene in faccia i nostri amici di Cuochi e Fiamme, gli dai in italiano. In italiano. La tua matriciana, senza arrabbiarti, possibilmente. Ok, va bene. Allora, amici. Prima cosa, si stacca il telefono, non rispondete al citofono, non fate niente, il fax, internet, tutto chiuso. Dopodiché prendete una bella pentola inerta, bella alta, ci mettete questo guanciale tagliato con dei coltelli molto buoni, fini, dentro con la padella rovente. E Riccardo, l'olio? No, l'olio no. Ma chiudete il tappo del coperchio sopra e piano piano questo guanciale rilascerà quel succo meraviglioso sul quale metterete violentemente poi pelati sopra.
un pizzico di sale e una bella macinata di pepe. Nel frattempo fate andare questo chilo di mezze maniche nell'acqua rovente, a malapena il sugo fa gli occhietti e la pasta è quasi pronta, quasi in cottura, la scolate molto prima che diventa al dente, la buttate dentro questa padella, mi emoziono pure io, e cominciate a ravanare dentro, come direbbe Ruggiati, a risottarla. Poi prendete una manciata enorme di pecorino, sopra girate tutto quanto, altro pepe, la portate con la padella a tavola così a fiammetta fatta a caramaccio, due bicchieri di vino bianco frescato, girato secco, buonissimo. Sembra la storia che mi raccontavo da piccolo, l'ho sentita mille volte. Bravo, grazie. Un minuto e poco più. Perché non me l'hai chiesta prima la cialdina, Ale? Perché stavi vedendo lui con gli gnocchi. Ma noi romani siamo generosi tra ma di noi. Ma io ti venivo a mettere la cialdina e tornavo a tagliarmi gli gnocchi. Tu vuoi metterci la pasta dentro? No. Oh, quindi l'ho fatta sottile, l'ho fatto bene. Sì. Molto bene. Allora, torniamo un attimo sulla ricetta, che sì, se no divaghiamo. Di là, ve l'ho spiegata, abbiamo l'aggiunta di melanzana fritta. Senti, e di pomodoro, sia fresco che in scatola. Qua abbiamo fatto guanciale. Semplice guanciale, pomodoro pelato, premuto con sì, le mani come piace. Peperoncino. La cipolla l'abbiamo passata nella farina, la cipolla di grano duro e fritta. Quindi l'olio lo possiamo spegnere. Mettiamo troppe cose qua al fuoco. Esatto. Quindi qua è quella bella croccante. Poi hai fatto in forno. In forno ho fatto un guscio, diciamo, di pasta di semola con che un fra po' di pochino tirerei fuori. Esatto. Anche. E volevo controllare la pasta, ma la vedo ancora in alto mare. Anche con la, allora, qua abbassiamo. Questa te la tiro fuori io. Perché fra pochi secondi, okay, addirittura dovete impostarmi, visto che l'aiuto te l'ho dato veloce, ti aiuto anche a tirarlo fuori così se brucia. Ok. Ti aiuto io. Poco tempo, ragazzi, eh? Cominciamo a mantecare perché. Perfetto. Allora, scolerei la pasta. Allora, ufficialmente il tempo è finito adesso. Però noi vi faccio impiattare perché se no Riccardo Rossi comincia nella sua, diciamo che avete, però siccome parliamo di un piatto sacro, guarda che meraviglia, guarda, certo che sfoglia, mamma mia ragazzi, che piatto straordinario. Ok, di qua ci siamo. Massimo mette l'ultima fogliolina, è pronta. Lo metto qua, eh? Ci hai messo su? Ah, il pane croccante, l'hai fritto solo in olio? Sì. Solo in olio. Quindi la morbidezza dello gnocco con il contrasto del croccante del pane. Qua c'è il pane che fa da contenitore la croccantezza della cialdina e della cipolla su una matricianina leggermente piccante. Dai, proviamo queste variazioni. Su. Variazioni sul tema. Variazioni, chiariamo, allora, che sono variazioni. Massimo, lo gnocco. Vi servo. Grazie. Non scotta. Grazie. Quindi, no, melanzana rosolata a parte, sì, quindi ha diviso anche le cotture. Con i pelati e il marzano fresco ha fatto la salsa con il guanciale in maniera classica. E poi lo gnocchetto di patate, semplice, con il pane fritto alla fine. Allora, ottima l'idea dello gnocchetto, senza uovo tra l'altro, perché rimane molto morbido, quindi non galloso, e sta benissimo col pane croccante. Quindi perfetto secondo me, manca giusto un po' di sapore. Bene, via il piatto. E il principale arriva Riccardo. Tocca a me. Nessuno dei due ha sentito il consiglio di Riccardo Rossi, che sì, è quello della sventagliata di pepe. E di pepe di pecorino. E pecorino. Sono rimasti più su gusti delicati. Ma effettivamente manca proprio la pecora qua. Però devo dire che l'ensemble è molto buono, si chiama così. Sì, sì. No, ma io quando parli l'ensemble di matriciana sto zitto. Sì, vuol dire. Comunque, la melanzana non è male nell'abbinamento, dai. Mi aspettavo un... Ti servo io, fiammetta, posso? Grazie. Vai. Allora, è un evidentemente un nord-sud, no? Perché lo gnocco sì, è molto nord, diciamo Piemonte. Ti voglio fare una volta lo gnocco alla matriciana. Lo chiamerei
Mi chiami e te lo faccio io, gnocchi. Amatriciana alla garibaldina. Ma certo. Piemonte, sud, pomodoro, è molto carina, però io non sento questa violenza che piace tanto appunto, a lui, che è quella seduttiva. Manca un po' di pecora. Di pecora. E il croccante è un'idea, ma avrei messo ancora più croccante. Beh, però carino. Da uno che fa pugilato, sentirsi dire non fa. Non è violento. No. Ma è sempre così, eh? Ok. Allora. Qua Alessia, che è violenta, non mi sembra per niente, ha aggiunto un pizzico di peperoncino e questa cipollina croccante. Quindi potete mischiarle assieme. La cialda. Ora è un piatto da assemblare, perché hanno preso tutti gli ingredienti separati. Cialdina di pecorino, cipolla fritta, che danno quindi croccante salino e croccante dolce. La matriciana semplice col peperoncino. Qui rispetto al precedente invece si sente molto il pecorino. Questa cosa mi piace molto. Ottima secondo me l'idea della cialda, che dà l'elemento croccante. È solo un po' scondita la pasta, ma evidentemente dovevi tenere un altro po' in padella. E secondo me troppi elementi. Io la cipolla l'avrei eliminata. Per il resto tutto perfetto. Okay. Il contenitore non l'ho mangiato, però bella presentazione. Sì, diciamo che quando ho visto che impastava in 10 minuti far la pasta, non è... Allora, prendo questo. È un macello, eh? Cosui è più violento quando lo croccavi. Guarda. Il bucatino è stato inventato per sporcarti la camicia. Quindi ha inventato un cretino. Però è buono. Però è buono. È buono. Guarda, assaggio la cipolla proprio perché lei è romana, eh? Come si fa? È molto difficile tutto. Cioè, una cosa che si chiama coltello, lo so, no, il coltello l'ha inventato mio parente, te non lo sai, c'è con la forchetta. No, non c'entra niente. Quindi, questo lavoro per niente. Ecco. Fiammetta. Capito, questo ha fatto un movimento... Ti aiuto io, guarda. Grande complicazione. Cioè, in fondo è una cosa... Fiammetta io... Certo, tu dici, io non voglio sentire molto, niente nessuno. Molto nobile sul mettere la pasta dentro un contenitore di pasta, però questa è veramente durissima da mangiare, anche se tu mi hai aiutato. Perché? E io... All'americana. All'americana, chiudiamo all'americana, l'occhio. Scusate. Ecco, sì. Ecco, così... Dunque, intanto questo com'è? Salatissimo. Senti, anche qui. Effetto un po' violento e troppo, voleva fare troppe cose. Però la pasta... Altri tre minuti in padella, con un po' d'acqua di cottura, un po' di formaggio dentro. Sarebbe stato... Però allora, c'è la da 1 a 5. Questo è il piatto di Massimo. Gnocchetto alla matriciana del mio orto. Del mio orto, bravo. Comunque è una gran bella passione averci l'orto a casa. Sì. Se sai quel che mangi. È vero. Piatto di Alessia, bucatino piccante in cocotte di pasta. Come l'hai chiamata prima? Panadas. Vince Massimo, 11 a 7. Guardalo. Non ti deve far cagliare. Che faccio? Sono pochi punti, eh? Adesso ti rilassi e ci pensi. Prima pubblicità. Bentornati in studio a Cuochi in Fiamme. Dopo una disquisizione sul piatto religioso di Riccardo Rossi, ovvero la matriciana, Massimo ha vinto 11 a 7 la prima sfida con Alessia. Quindi sceglie tra... Visto che ti intendi di verdure, c'è cioè il tuo orto, ti dico zucchine o piselli? Zucchine. No. Ti piacciono? Le zucchine sono l'ingrediente base per la prova di creatività. Non vengono dal tuo orto le zucchine, ma dal nostro. Avete lì sul tagliere e tutto quello che serve per renderle creative ce l'avete in dispensa. Ancora 30 secondi per ricettarle in maniera un po' nuova. Pronti? Via! Allora, Massimo mi esce con del pesce, totanetti, pomodorino ciliegia, basilico, cos'è quello? Pesce sciabola. Pesce sciabola, aglio e pinoli.
molto sud Italia. Qua, cos'è, pesce spada? Sì. Spada, balsamico, datterini, mentuccia. Polvere di liquirizia. Polvere di? Liquirizia. Tranquillo, couscous, qui che c'è? Stop! A parte quella, tranquilla, l'hai già mangiata una volta. Comunque, 10 minuti di tempo. Creatività, ve lo ripeto. Via! Avevo rimosso. Allora, l'altra volta che l'hai mangiata, non mi ricordo, tempo fa, ti era anche piaciuta. Ti ricordi la liquirizia, non sì. quella... Ah sì, quella che non si sa dove cresce. Avevamo parlato, ascolta bene, che tutto sta nell'equilibrio di quanto se ne utilizza. Ok. Ah. Allora, conosciamo meglio Alessia. Allora. Alessia ha tanti hobby, tipo... Tipo cantare, tipo fare l'uncinetto, disegnare vestiti, tante cose. È una brava bambina, però per prendere la specializzazione in... Chirurgia plastica. Dì a Riccardo cosa fai. Cuocio maiali. Ah, veramente? Eh sì, perché... Cuocio maiali. Sembra strano, ma il maiale è l'animale più simile... No, lo so, non sapevamo. È strano, sapevamo. E quindi ma, incido. Ma sono addormentati i maiali o sono no? Sono già cadaveri? No, sono già cadaveri. Diciamo che cuce le pancette. Tu lasci tutti i ritagli in giro, lei te le riassegna. Quindi lavori in un'agenzia, in una cosa alimentare. Cioè mi cuci i salami che poi mi affetto. Si allena, certo. Si allena. E poi ha un'altra grande passione. Dai, un'altra? Sono anche un po' invidioso. Tipo? Diglielo. Cantare? No. Cosa? Si chiama Raul Bova. Ah, vabbè. Vuol cucinare per lui. C'ha pensavo fossi invidioso perché anche tu vuoi fare l'ammiratore di Raul Bova. No. No. Quei guarda. Tempi che corrono, guarda, non c'è niente di questa carrozzina. Io rispetto, mi piace come attore, però... Allora, dicevamo. Dicevamo, ecco. Invece Massimo, qui... sì. Che fai? Partiamo dalle ricette, allora. Non chiedo più hobby, vorrei che tu venissi fuori anche con qualcosa di strano. Pomodorino. Anche lui è un cosimante di Raul Bova, no? Per chi cucineresti tu? Io? Dovessi invitare una a cena. Belen non è male. No. Bene, abbiamo pareggiato i conti. Va bene. Se tu volessi invitare uno invece a cena? Carlo Verdone. Carlo Verdone. Così mi piace, giusto, una bella cena con Carlo Verdone. Matriciana, gnocco fatta la matriciana. Qui sembra uscito un po' da un ammazza, film di Verdone. Allora. Due pensioni con una fava. Cucina a Verdone e diventa la star del suo prossimo film. Allora, ricetta. Totanino? Ripieno? Sì. Ok. Sciabola. Ripieno di sciabola in sughetto di pomodoro e zucchine. Zucchine, sì. Dai dei profumi, vedo dell'aiola. E basilico. E basilico per fare il pesto. Ok. E l'aglio? L'aglio dentro al pesto. Lo metti nel pesto? No, no, ok, scusa. Ma tu dove? Dai, lo metto nel pesto. Allora, a parte che dopo quello che mi hai detto non ti aiuterò più, ma dici la ricetta. Allora, io faccio un couscous aromatizzato alla menta con zucchine fritte e sopra pesce spada grigliato con del sale sopra. Allora, no? Griglia uguale, deve essere ben calda, quindi... Sì, la metto subito perché okay. Ho paura che l'ingrediente principale non ci ma è a dadini, quindi spadellate, diciamo. Sì, appena spadellate. Guarda che bella padella antiaderente che c'è a sinistra. Io prendevo quella ancora più grossa. Guarda che bel forno. Più grande, la vuoi? Eccola qua. Mettiamola lì. Nessuno ha pensato alla zucchina ripiena, tipo. Io pensavo capito, col coso delle mele ci metti dentro un litro di... Ancora più facile di pesce però. Dai. Prendete delle zucchine belle grandi, le spuntate, le lavate, ovviamente le tagliate per lungo, così è più facile svuotarle. Prima però si lessano 3 minuti in acqua molto salata. Si toglie la parte bianca centrale che è quella che cuoce più velocemente e si utilizzerà questa parte, quindi non buttatela. Saltata con un fondo di scalogno tritato e del pesce a scelta, che sia sciabola, che sia tonno, che sia un pesce bianco, tagliato a pezzettini e saltato insieme alla polpa bianca delle zucchine. Date un profumo, che so, del basilico e poi legate con una spolverata di pan grattato. Questo ripieno andrà sopra le zucchine, quindi scavate, faranno da contenitore, e le cuocete con un pochino di acqua di cottura delle zucchine stesse anche sotto il grill del forno per 7-8 minuti con la carta stagnola sopra. Oppure in padella con una salsina di pomodoro. Sono facili, veloci e economici.
Sparlo. Pesce sparlo. Non ti piace? Sì, molto buono. Eravamo in esercizio. Mi chiedeva lei qual era il pesce, ho detto un pesce bianco, sparlo. Anche un persico, un pesce filetto. Un pesce con la P. Un pesce con la P. Un pesce con la P. Bene. Allora, hai fritto in extravergine d'oliva, non badiamo a spese a pochi fiamme, non le hai infarinate, sono così, nature. Già. Sai che quello sopra, secondo me, sì, qua ora lo... Entrambi siete di quelli che a casa cucinate senza voler nessuno in cucina, ma... Hai visto come mi ha guardato? Sì. 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 Ma io ho la cucina piccola. Quindi è meglio. Non c'entriamo in due, la mia scusa è quella. Ah, ok. Qui guarda quanto spazio c'è. Ti ho fastidio? Ma dai che è una scusa non valida. Ci sono dei cuochi che cucinano, sono esatto, in cinque in una cucina grande così. Ma sono cuochi. E vengono fuori delle cose stupende. Sì. Secondo me se gli suona il campanello signor Raul Bova, secondo me è un posticino fra il frigorifero e il fornello. No, non mi sbagliare, scusa, anche te. Io sono fidanzata, no? Da una vita. Sono un'amica single, però gli interessi, non ti preoccupare. Già mi sono informata. Cioè, come si chiama colui che sarà gelosissimo della tua passione per Bova? Antonio. Guarda che sorrisino che gli ha. Antonio. Cosa gli cucina ad Antonio? Lo zitto e magna. Ho capito che Antonio deve star buono. Io piccola geisha. Mare, che c'ho fame. Quando... Fai uno spuntino. Ma convivete? No, una volta a settimana. Perché lui è della provincia di Caserta, quindi facciamo una volta una a casa di uno e una volta all'altro. Quanti anni che siete insieme? 8. Quanti anni hai? 25. Sono piccola, 17. Ti è facile dal conto. Sei traumatizzato. Come sei messo sentimentalmente? Bene, allora, stavamo dicendo, schiacciamo. Diciamo così, ti capita mai di cucinare per qualcuna continuativamente? Ma io giusto il fine settimana, perché... Durante perché la settimana, fra palestra, lanciarsi dal paracaduti, no, elastici. No, poi cucina lei durante la settimana, insomma. Ah. Anche lei piace. Ma anche voi fate una settimana a casa di una settimana a casa dell'altro o c'è una... No, convivo, noi conviviamo. Allora si è messo bene. Sì, noi conviviamo. Si può dire il nome? Sì, Sonia. Saluta Sonia. Sonia, allora pensavo ci fosse un intreccio strano. Ma Sonia se la cava i fornelli, pure gli piace spadellare? Sì. Ma Sonia quando ha fame te la mette fretta? No. Perché te la metto io adesso. 2 minuti e mezzo mancano. 2 minuti e mezzo, Ma bisognerebbe spiegare, secondo me, un po' a tutti, il pesce sciabola. È un pesce molto lungo, è come se tu prendessi una guglia gigantesca e la schiacciassi. Ah, ma non è un tipo di pesce, è il nome di un pesce, pesce spatola. Esatto, o sciabola. O sciabola, esatto. Ho capito. Detto questo però, ritornerei sul tema, la zucchina. La zucchina. Blog. Zucchina, allora, riso venere, fatto niente, lessato semplicemente con una crema di zucchina e menta, quindi freschissimo, estivo. Buono. E lì volendo. Anche perché ha poco amido questo riso, quindi lo puoi cuocere prima esatto. Ce l'ha già pronto, perché ha una cottura piuttosto lunga. Io zucchina tagliata velocemente, istericamente, buttata in padella con la cipolla, l'olio, un chilo di pane, la butti sopra e te la mangi. Tre ingredienti, ma aspettavo anch'io una mezza manica che ci cadeva, ma non è andata. No, zucchine ripiene. Di carne. Zucchine dal ripiene, macellaio, no? Non necessariamente di carne, ma anche di pane grattato con l'interno della zucchina, un pochino di aglio, un po' di prezzemolo, che facciano parte, per esempio, degli antipasti classici estivi alla piemontese o anche liguri. A me piacciono fredde. Fredde devono essere tritte. Ragazzi, quindi consiglio a casa, fatele prima e mangiatele il giorno dopo. Però ricordatevi che 4 zucchine lesse, fredde, dentro un frigorifero, se non va ammazzate quella sera siete proprio molto forti. Va detto. L'hai viste? Non l'ho capita. 4 zucchine fredde, poco meno, vabbè, allora niente, lo spiego. No, vengo punto. Qua, dimmelo. Riccardo. 4 zucchine fredde trovate nel frigorifero, già lessate. Se le guardi e non ti ammazzi, sei un genio. Ah, ok, dici che fanno un po' tristezza? No, per niente, sono allegre, no? Allora, dai, vieni a casa di Massimo. 3, 2, 1. Stop! Il pesce spatola! Dico questo e porto via i piatti. Sì. Se tu però vai da uno come Massimo che se le coltiva no, e hanno ancora un sapore, un profumo come una volta, anche bollite con un filo d'olio sono buone. Sì, sono stupende. Ale, su, dai, su, via! È venuto bene, tutt'anetto ripieno, erano anche piccoli, quindi soffici, un po' più di lavoro per Massimo.
Ecco, là un po' di cialtronaggine dell'ultimo secondo, dai. Sei così che scotta, brucia, strano. E vuol dire che non ci deve andare. Grazie, sopra. Grazie, bravo così, va bene. Ci vuoi un goccio di questo? Sì. Con filo d'olio? Ecco il cacao, lo sapevo. Non è a cacao. Basta, basta. Tanto non te la faccio mettere, ma la liquirizia dove è andata? Sul pomodoro. Ah, non ci siamo accorti. Sul pomodoro. Pensa che ti risponde però così. Però io ne posso candida, dare uno di più di pomodoro. Non serviva. Allora. Attenzione. Ma la zucchina è fatta come? È fatta affettata istericamente, come dice Riccardo Rossi. Bravo. Ok. Ma sta anche dentro il coso? Ha fatto un fondo di cottura con pesce sciabola saltato con zucchina. Olio e zucchina, sì. Quindi la zucchina dentro è tagliata finemente. Basilico che dà il profumo. Pesto. Allora, il gusto c'è, cioè si sente molto, forse un pochino troppo forte. Io avrei messo più zucchine per stemperare il gusto del pesce all'interno e la cottura fuori del totanetto che non è abbastanza cotto ancora. No? No. Diciamo che su un 10 minuti è un po' coraggioso come preparazione. Lei, ingegnere, si serve da solo? No, gradirei il suo aiuto, dottor Ruggiati, per favore. Perché no, francamente questa discriminazione... Sai, lei è sempre tutto autosufficiente. Ma siccome mi hai detto che... è cru... difficile, eh? Mazza, l'impazzo da paura. Il sciabola ha un bel sapore, bello netto. Adesso si usa molto, no? Ma una volta quasi lo ributtava. Guarda, velocemente devo dirti che l'impasto è buono, però il totano è veramente un po' crudo. Crudo. Un po' crudo e quindi non si sente bene il totan house. Capito? Pensa che io me li mangio crudi. Così? Ma infatti sei strano. Cosa vorresti dire? Mangio tutto crudo. Quando mangi il sashimi c'è anche dentro la seppia, sì. Il totano. Vero. Vedi? Che qui? Fiammetta. Così? Dunque, posso dire che comunque, secondo me, già prima dell'assaggio, guardando gli altri, va bene fare il ripieno, ma io avrei ecceduto molto con la zucchina, perché il tema dato era la zucchina. Queste cose che Fiammetta dice sono molto giuste e servono a capire bene i compiti che vengono affidati a cuochi e fiamme. Allora, c'è un po' troppo contrasto, è rimasto un po' amarognolo. Perché il gusto dello sciabola è quello. E il pomodorino resta un po' all'esterno. Come idea e presentazione, grazioso. Ok. Presento l'altro, visto che ci siamo, darei un consiglio a Massimo e anche a casa. Magari con le zucchine potevamo fare una sorta di vellutata sotto, che faccia dal letto al totanetto in umido. Così stempera un po', diciamo, questo forte di pesce azzurro che ha lo sciabola. E qui abbiamo un pezzo di pizza. Questo è il piatto di Alessia, è un couscous profumato alla menta, che va rotto giustamente, anzi potete anche mischiarlo tutto, con zucchine fritte in olio extravergine, pesce spada planciato per la precisione, pomodorino al forno con la finezza della liquirizia sopra e un goccio di balsamico per dare acidità, che secondo me dovete assaggiarlo insieme. Sì. Allora, buonissimo, perché c'è la menta che si sente, da freschezza assolutamente. Il couscous mi piace molto, anche messo così quasi al naturale sotto. Io invece ti dico che l'aceto balsamico insieme non mi toglie la freschezza della menta. Via il piatto. So che ami il couscous. Sì, in realtà il couscous a me piacerebbe pure, poi sai. La liquirizia arriva dopo. E con un bel sorriso ti ha fatto capire che è soddisfatto. Il pomodorino lo lascio a Fiammetta proprio perché è una carineria straziale. Ah, il balsamico l'hai messo anche sopra? Perché il couscous assorbe molto, fa un po' questo effetto spugna. Quindi questi sapori forti meglio sempre intorno che uno se li mischia. Meglio. Che ne pensi? Buono, questo è un piatto... Uno dice, ragazzi, ho fatto una caterva di couscous, venite a casa, mangiamolo insieme. Ci butti un po' di zucchine, un po' di questo pesce spatola. Tu non lo... no, questo è spada. Spada. È buono e la zucchina si sente, quindi secondo me l'obiettivo è raggiunto. Perché ricordiamo che il tema della prova era creatività con la zucchina. Sì. Io mi aspettavo, se devo essere onesto, un utilizzo della zucchina come forma.
Quindi, ah, sì, esatto. Vorrei piena, abbiamo detto, scavata, perché comunque la prima cosa, sì, che ti viene in mente è l'utilizzo della zucchina come quello. Qua hanno un po' elaborato, tanto da rispetto. Però è molto piacevole, perché la menta, la zucchina, la menta non si sente un granché, ma la zucchina spadellata è leggermente croccante ed è un sapore piacevole. A me non dispiace. Da 1 a 5, il piatto di Massimo. Ti ascolto. Non mi dispiace per una volta l'aceto tradizionale balsamico. Piatto di Massimo, che era il totanetto ripieno di sciabola e zucchine con pesto e zucchine appunto di decorazione. Questo invece è il piatto di Alessia, che ha fatto un couscous profumato alla menta con zucchine fritte, spada al naturale appena scottato e polvere di liquirizia. Sì. È piaciuta la liquirizia? 12 a 5, vince Alessia. Si ribalta tutto, 19... Guarda che sorride ora. A 16. Sono pochi i punti. Con l'ultima prova può ribaltarsi ancora. E adesso una donna, secondo me, potrebbe essere avvantaggiata nella scelta di due dessert. Tiramisù o zuppa inglese per una prova di presentazione? Zuppa inglese. Dovete farla bella. E la zuppa inglese è l'ingrediente principale della prova di presentazione. Avete in questo caso tutti gli ingredienti di fronte per elaborarla, farla soprattutto bella. Non l'assaggeranno, quindi visiva. Stupiteli. 6 minuti di tempo. Via! Allora. Habla. Che fai? Inglesina al melone. Composta come? Crema pasticcera, la metà scura. Quindi metà cacao. Fai una cosa, sì, guarda. Sì. Io sono... rompo le scatole soltanto su una cosa, perché spesso in cucina per far prima si usano altri attrezzi e magari ci si fa anche male. Sì, la metà, allora, col cacao, strato dei savoiardi con crema di melone, con liquore al melone. Questo è il liquore al melone, sì. Ok. E poi sopra con decorazione al melone. Usi anche la papaya? No. Usi la papaya? Che ci fai? I raggi del mio sole. Che è sempre... È un sole particolare. Qual è dei due? No, che scherziamo. Era la prova. No, volevo dire Antonio. Bene, dopo 8 anni il fidanzamento si conclude, no. Ma di dolci parliamo. Qua a bagnomaria abbiamo del cioccolato bianco. Che servirà per fare i raggi? No, per bagnare le puntine dei miei raggi, perché mi piace. Un po' dolce, un po' croccante. Io non dico niente. Cioè, praticamente se io fossi il tuo ragazzo e vedo la puntata, mi dice di Raul Bova, io tengo, vado via. No, senti, già è geloso, non mi mettere nei guai. Ci credo guai. Che è geloso. Sai che siamo nati nello stesso giorno, Riccardo? Sì, sei lei? Sì. Che vorrei dire? Vedi che non vuol dire niente l'oroscopo. Vuol dire che, essendo gemelli, vedi questa faccettina tutta sorridente, brava così, e poi ecco, vedi, arriviamo il coltello. Allora, io sento un po' di tensione, saranno i soli 3 punti che li dividono, quindi io chiederei ad Alessia di intonare una canzoncina, così, dai, canti. E mangio troppa cioccolata. Forza rotte nella mia vita passata. Mazza, brava! Brava! E non sbuccio la papaya. Puoi anche rappare mentre cucini. Yes. Vi lascio un attimo lavorare, mentre Massimo dà del colore e del sapore al cacao. Io con il mio terzo occhio vedo un'acqua troppo in ebollizione sotto il cioccolato bianco. Alessia. Esatto, vedo uno sbuffage. Ok, allora, parliamo di questo tipo di dolce. Zuppa inglese, francamente non ho capito perché si chiami inglese, perché è fatta con la crema pasticcera, ovviamente, in Italia, che è una crema di uovo con la farina, invece la crema inglese non contiene la farina. È senza farina. Come è nata e perché si chiami crema inglese, si contendono. Qualcuno dice che naturalmente è stata Caterina de' Medici che da Firenze ha portato in giro la crema inglese, altri dicono invece che è un gentiluomo di Ferrara, onde e dolce, il quale è andato in Inghilterra e ha assaggiato il trifle, che somiglia moltissimo alla zuppa inglese. Non usano l'alkermes, ma altri cuori. Allora, signori miei, manca 1 minuto e mezzo circa, anzi 1 minuto circa, e io te l'ho detto che era un po' alta stacco. Lei mangia troppa cioccolata, ma a volte... Allora, qua abbiamo composto gli strati così.
Sotto, savoiardo imbevuto nel liquore al melone. Melone. Poi crema pasticcera al cacao, in questo caso ancora savoiardi e la crema classica. Qua invece stiamo componendo questo sole. Quindi sotto base di pan di Spagna coppato e bagnato con? Amarena. Amarena, ok, quindi lo sciroppo dell'amarena. Crema pasticcera sopra a coppare, a nappare sì. Il pan di Spagna e con la papaya facciamo i raggi del sole che poi verranno finiti, ma mi sa che devi sbirgare, no, con il cioccolato bianco. Quindi lo spegniamo qua, sì. Pochi secondi alla fine, ultimi ritocchi. C'è un clima... Raccolto. Stop, 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 basta, stop. Stop, 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 stop. Oggi faccio così. Entrambi molto aranciati. Noi andiamo in pubblicità mentre loro li valutano e torniamo. State con noi, fuochi e fiamme. Qua. E siamo tornati in studio, anzi in cucina. Si guardano con aria di sfida. Alessia conduce per 19 a 16 su Massimo. Massimo se la ride perché questa prova è arrivata un po' di corsa sul finale. Lui è riuscito a finire, diciamo, la sua coppetta alternando l'inglesina al bicchiere. Com'è che l'ha chiamata? Non te lo ricordi più. La chiamiamo inglesina al melone. Ok. Allora, secondo me l'obiettivo della zuppa inglese di presentazione anche è che deve essere golosa, quindi deve invogliarti a mangiarla. Questa mi invoglia assolutamente a mangiarla per tutta questa crema, poi sotto il cioccolato, però il melone mi alleggerisce quasi la cosa, per cui sembra di fare un peccato non troppo calorico, diciamo così. Ecco, bravo, bravo, bravo Riccardo, così si fa. Dolce stratificato, in trasparenza si osserva. Scusa Chiara, se io imbrocco queste cose, non devi rosicare, sai? Io faccio così. Beh, bueno. No, io ho bisogno di tempo, caro. Poi guardo un po' Fiammetta, guardo un po' Chiara, gli amici a casa. Allora, questa zuppa inglese la lascerei sul comodino, come si chiama a Roma, il carrello dei dolci, la prenderei molto volentieri. E queste due le toglierei subito così perché, insomma, non servono a niente. Due scagliettini di cioccolato sopra? Sì, 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 prendilo, prima di prendilo, prendilo. Quindi mi piace, mi piace. Non si possono toccare i piatti dopo lo scadere del tempo. Fiammetta. Lo perdono. Perché è un maschio palestrato, si è espresso, ha cercato di esprimersi in un dolce, sì. Che potrebbe essere anche maionese questa sì, cosa, sì, è un dolce terribile. Bene. E lo perdono per questo, perché sono sicura che il meglio di sé lui lo dà in altre cose, nei primi piatti in particolare, nei primi piatti in particolare, nei secondi di carne. Quando insegna, quando si lancia dall'elastico, questo l'ha fatto per amore. Ok, attenta perché poi arriva Sonia, vero si chiama? Si è palestrata anche lei. Secondo poi. Piatto. Allora, il sole infantile. Infantile si chiama il dessert. Sì, sì, è okay. Fatta apposta. Ah, brava. Ti sei. Allora, la base era di pan di Spagna sotto, bagnato alla marena. Certo, crema pan di Spagna sotto, sì. Sì. Ok. Sì. E poi i raggi che non si sono appuntiti di quel cioccolato bianco che è rimasto nel bagnomaria. Infatti è solo quello che è incompleto perché i colori sono bellissimi. Non sembra un dolce, perché da vederlo sembra zuppa. Quasi un purè. No. Ma scusa, sì, purè, è vero con le zucche. Purè con la zucca. Sì. Cromaticamente è un bellissimo piatto, manca di qualcosa ovviamente perché andava una completato. Zucca inglese. Una zucca inglese. E questo ora perché ho fatto un gol. Allora amici, se la regia mi fa un'inquadratura dall'alto, allora diciamo che praticamente questo scherzo, questo gioco tra amici, tra ragazzi del sabato pomeriggio con nonna non è riuscito perché c'era qualcuno che dice io la metto, io insomma, questo è quello che è successo.
E comunque effettivamente sembra un purè con quattro avanzi di zucca, diciamo la verità. Forza, con tutta la tua tanta simpatia. Se lo toglie da solo davanti. Sì, sì. Qui, questo non lo perdono perché è donna. Quindi voglio dire, qui, una donna. Ecco, una donna mi doveva fare una cosa più appetitosa, più spirituale, più. Ecco, sembra un'astronave con dei raggi, forse, oppure questo è il sole verso cui l'astronave si dirige, però diciamo francamente non mi viene voglia di mangiarlo. Va bene, voti, dai, abbiamo basta, capito, non distruggete. Dai, insomma. Zuppa inglese al melone di Massimo. E metta, ma rilassati. Il sole nascente di Alessia. Oh. Portate una camomilla a fiammetta. Uno zuccherino. Voti altissimi, 9 a 4 per Massimo. Ribalta un'altra volta. Il risultato 25 a 23, due puntini. Dai, cantami una cosina veloce, veloce, così. Per due punti perse Bova. Veloce. Non lo so. Non lo so, ma venite con me. Lui porta a casa il kit di cuochi e fiamme. Voi venite con me. Lei canta la canzoncina, noi mangiamo i vostri dolci e voi state con noi anche domani, cuochi e fiamme. Scusa, presentazione. Avanti, ok, arrivederci.